not a game, it's a rich thing. E bentornati ragazzi sul canale di Chialbi 7 e rieccoci un attimo su Medieval. Voglio analizzare con voi velocemente, senza essere troppo prolisso, logorroico, questo videogioco, questo remake fatto su per PS4. Voglio intanto però abbassare un attimo il volume della musica, così che ci sia il sottofondo, ma che non mi faccia troppo fastidio, mi dia troppo fastidio a livello di montaggio. Questo è un videogioco che, secondo la mia opinione, questa remastered qui va comprata o va regalata a chi è un qualcuno che o ha perso Medieval e l'ha sempre voluto giocare, diciamo, se l'è perso durante la PS1 o l'ha sempre voluto giocare, ma se invece siete dei giocatori diciamo di nuova generazione che non vi è mai interessato Medieval, io non so quanto questo gioco vi possa piacere, perché sicuramente ha un'ambientazione fantastica, costruita molto bene, anche se ci sono molti contenuti tagliati che poi, cercando un po' in internet, si trova tantissime meccaniche che hanno tagliato per esigenze di tempo, anche per esempio il verme che si vede a un certo punto in realtà doveva avere un ruolo molto più importante, il verme che abita dentro la testa di Sir Daniel. Ma ha delle carenze tecniche soprattutto, e anche di meccaniche di gioco, che sono tipiche di un videogioco magari anni 90 hack and slash come questo, dove c'è un combat system dove praticamente lo scudo non esiste, è solamente andare contro un nemico, avere più vita possibile per cercare di ucciderlo il più velocemente possibile. Quindi non c'è nessun tipo di tattica o di strategia, e questo potrebbe dare fastidio. L'altro problema, il problema principale, ragazzi, è la telecamera. La gestione della telecamera è veramente incredibile, era innovativa quando è uscito Medieval. Pensate, Medieval è stato un gioco che per primo ha utilizzato certi tipi di struttura per la telecamera, di poter fare delle visuali di un certo tipo. In questo caso però, in questo remake, sono rimasti a 20 anni fa, più di 20 anni fa, quando è uscito Medieval, e si sente tutta la pesantezza. Il fatto che io non possa girare la telecamera in certi punti è devastante, è veramente devastante. L'altra cosa che veramente ho trovato terribile a livello tecnico è il discorso di alcuni frame rate di alcuni filmati, e non riesco a capire per quale motivo non abbiano fissato questo problema, non l'abbiano patchato. È un qualcosa che non riesco a capire. Tra l'altro, quando ho inserito Medieval sulla mia PlayStation 4 è partita una patch, adesso non so di quanti giga, ma bella grossa comunque, e quindi ero convinto che di non trovare bug, di non trovare problemi. Ho trovato dei bug e li abbiamo visti tutti, alle paludi, ma anche contro probabilmente il capitano del vascello ha avuto forse un bug, quindi bug, frame rate che a un certo punto diventano inguardabili, sono cose secondo me abbastanza imperdonabili. L'aspetto positivo del gioco è che il gioco ha mantenuto la sua identità, che è un'identità molto forte, molto bella. È un gioco comunque divertente, è un gioco che per ogni livello cerca di essere un po' diverso. Per me i livelli migliori sono nettamente il villaggio addormentato, perché ha una meccanica del tutto particolare. Il campo degli spaventapasseri continua a essere un livello veramente complesso, e il lago, per la sua bellezza, quando entriamo dentro il mulinello ghiacciato, è
facciamo con la parte sotto, è stata fatta benissimo. E anche il vascello, forse è il livello più complesso di tutti perché è pieno zeppo di pericoli. Là veramente bisogna stare molto attenti. La meccanica degli ufficiali del vascello è molto molto carina. Le boss fight sono delle boss fight, diciamo, niente di straordinario. La prima rimane abbastanza impressa, quella della bestia di vetro, diciamo, nel mausoleo. Quella rimane molto impressa. Le altre, diciamo, che non sono proprio indimenticabili. Forse Lord Cardok col cavallo infuocato è visivamente fighissimo, ed è anche abbastanza complesso perché comunque fa parecchio danno, tutto il marasma di situazioni che può scatenarti. Una cosa carina di Medievoli che ho sempre apprezzato e continuo ad apprezzare è la meccanica dei calici, perché ti aiutano tanto, ma non ti oddio, ti aiutano parecchio, perché alla fine con Zarok, con le frecce incantate, avete visto quanto danno gli abbiamo fatto, l'abbiamo ucciso con una volta sola, mentre prima con le frecce normali non riuscivamo a ucciderlo. Quindi ti aiutano veramente tanto, quindi sono necessari, anche se il gioco ti permette di non utilizzarli se vuoi. Quindi, in definitiva, è un gioco da comprare? Al giusto prezzo può essere un gioco da comprare. Il prezzo scontato credo che sia in questo momento intorno ai 15 euro. E può essere una spesa del tutto plausibile con quello che è Medievoli. Il prezzo pieno, se non sbaglio, era 30-40 euro, e no, quello lì non è un prezzo secondo me giusto per questo gioco, visto che è un remake, visto che ha i suoi problemi. Questa era la mia opinione. Comunque sia, fatemi sapere la vostra con un commento. Io vi ricordo comunque di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e di mettere un bel mi piace. Ragazzi, con Medievil stavolta è veramente tutto. Noi ci vediamo per le prossime serie che arriveranno sul canale. Ciao a tutti!